La terza parte dell'articolo su Liechtenstein, sempre sul Miglio Verde. Liechtenstein, leadership senza tirannia. Ci si può chiedere come mai un capo di Stato, come il principe Hans Adam, dovrebbe volontariamente rinunciare al suo potere. Lo stesso principe spiega che il principe del Liechtenstein, non è pagato per la sua funzione di capo di Stato, né dallo Stato né dai contribuenti. Ma il costo totale della monarchia è coperto dai fondi privati del principe e della casa regnante, in contrasto con quasi tutte le altre monarchie. In realtà, secondo me, questa considerazione non è poi così importante. Dopo spiego meglio perché. Andiamo avanti saltando buona parte dell'articolo e arriviamo a questo punto. Non ci sono forse ancora le tasse in Liechtenstein, le forze di polizia e altre cose statali? Sì, certo, ma non sono queste le cose che definiscono uno Stato. Queste cose definiscono un governo. Un governo e uno Stato sono due cose diverse. Un governo è un'organizzazione che fornisce ai suoi clienti dei servizi, in particolare una legislazione, cioè l'applicazione di regole comuni, il rispetto di questa legislazione, quindi la giustizia, la protezione, quindi la difesa, e altri servizi. Al contrario, uno Stato invece è un governo che si autoproclama e si arroga il monopolio territoriale, costringendo tutti gli abitanti di quel territorio a rivolgersi a lui, allo Stato. Quindi uno Stato costituisce un monopolio legale. Attraverso l'uso sistematico della forza o la minaccia della forza e a dispetto dei diritti di proprietà. Al contrario, un governo è un'organizzazione a cui i cittadini possono scegliere volontariamente di aderire, cioè danno il loro consenso esplicito per essere governati e amministrati da questa organizzazione, attraverso la sottoscrizione di un contratto che rende i cittadini dei clienti, che accettano e acquistano i servizi di governo di questa organizzazione. È questo che secondo me distingue un governo liberamente scelto da uno Stato che non è liberamente scelto, ma viene imposto ai cittadini. Nel caso specifico del Principato del Liechtenstein, i singoli villaggi, molto esigui, soltanto poche centinaia di persone, possono secedere e rifiutare i servizi offerti dal principe. Addirittura il principe stesso insisteva che il diritto di secessione fosse garantito anche ai singoli individui, non solo ai villaggi. In questo modo l'adesione dell'individuo diventa volontaria, consensuale, una adesione spontanea. E se l'individuo accetta, di essere governato dal principe, lo fa perché può, godere di un alto tenore di vita, sicurezza, protezione, e in cambio di questi vantaggi è disposto ad accettare, le regole comuni, la legislazione del principato. E al limite anche di pagare le tasse. Infatti, in tal caso, le tasse non sono pagate imposte con la forza, ma pagare le tasse diventa una scelta volontaria dell'individuo in cambio dei servizi vantaggiosi che abbiamo appena detto. Se poi queste tasse andassero anche a coprire le spese della casa reale, andrebbe bene lo stesso dal momento che il pagamento delle tasse è facoltativo. Nel senso che se tu non vuoi pagare le tasse, non sei cittadino del Principato del Liechtenstein. Ecco perché dicevo prima che secondo me non è importante se le tasse vanno a finanziare anche la famiglia reale oppure no. L'unica cosa importante è che l'individuo possa scegliere se vuole essere cittadino del Principato del Liechtenstein e allora in tal caso deve pagare le tasse, accettare la legislazione e le altre regole del Principato, e che l'individuo possa secedere, cioè possa decidere di uscire da questo sistema. A quel punto non sarà più cittadino del Principato e non pagherà più le tasse. Infatti, lo stesso principe Hans Adam, dice lo Stato deve diventare una società di servizi che compete pacificamente e non un monopolio che dà al cliente solo l'alternativa di accettare un cattivo servizio al prezzo più alto o emigrare. Cioè, in altre parole, lo Stato non deve essere un monopolio che costringe, con la forza della legge i cittadini ad accettare i suoi servizi e
e se il cittadino non vuole accettarli è costretto ad emigrare. Dunque, il Liechtenstein è un esempio di leadership senza tirannia, dove gli individui accettano di essere governati dal governo del principe in quanto ne ricevono dei vantaggi in termini di benessere, tenore di vita, sicurezza, protezione, rispetto della proprietà privata e della libertà individuale. Ma allora ci si può chiedere come mai in Liechtenstein vi è un solo governo e non vi sono invece più governi in competizione. Questo accade perché il governo costituisce un monopolio naturale e non un monopolio legale. Non ci sono governi concorrenti perché il governo del principe evidentemente assolve già molto bene ai suoi compiti di offrire ai suoi cittadini clienti una buona legislazione, una buona sicurezza, una buona protezione, un buon rispetto dei diritti individuali. E perciò i cittadini non manifestano domanda o necessità di governi concorrenti e non manifestano neanche il desiderio di secedere, pur potendo farlo. I singoli villaggi, le 11 municipalità, preferiscono rimanere sotto il governo del principe, piuttosto che andarsene per conto loro, dove probabilmente incontrerebbero maggiori difficoltà ad organizzare la vita sociale. Al contrario, gli stati sono monopoli legali, imposti con la minaccia della coercizione. Ci sarebbe domanda di concorrenza, perché i cittadini di uno stato molto spesso sono scontenti delle dinamiche e della gestione dello stato, dei servizi offerti, per esempio, e anche dell'alto costo, delle inefficienze, della corruzione. Ma i concorrenti devono affrontare una persecuzione legale. Pensiamo infatti al fatto che tentare una secessione è proibito in uno Stato. È proibito dalla legge e dalla Costituzione stessa. Quindi il monopolista legale dei servizi, cioè lo Stato, impedisce per legge qualsiasi concorrenza. Al contrario, un monopolio naturale, come il governo del Liechtenstein, permette una competizione potenziale, ma evidentemente la qualità dei servizi forniti dal principe è così buona che i cittadini non avvertono la necessità di rivolgersi ad altri governi competitori. Andiamo avanti, salto qualche altra parte dell'articolo. E così arriviamo alla fine.